È uno dei modelli cardine di Volkswagen con 37 milioni di esemplari venduti in mezzo secolo di storia. La Golf compie 50 anni e per celebrare questo importante traguardo, centinaia di appassionati da tutta la provincia si sono ritrovati a Perugia nel raduno organizzato da Autocentri Giustozzi, in collaborazione con Autodromo di Magione, Automobile Club Perugia e Club Volkswagen Golf Passion. Un'auto che ha sempre saputo mantenersi con un carattere distintivo, una sua linea, una sua anima. Ha attraversato i decenni accompagnando generazioni intere e oggi appunto il nostro evento culmina con i festeggiamenti della versione dell'ultima, la 8.5 2024. Nel nostro showroom le persone, gli ospiti hanno potuto vedere l'intera storia ripercorsa dalla Golf 1 fino all'ultima generazione, appunto alla 8.5 appena arrivata. In salone abbiamo appunto esposto in anteprima la nuova Golf GT che è totalmente rinnovata, tecnologica e con motorizzazioni nuove. Nel pomeriggio di festa c'erano persone di tutte le età, dai più giovani con le loro vetture dal look rifatto e potenziate ai meno giovani con esemplari del 1984 perfettamente conservati. Tra test drive, musica e aperitivo, spazio anche alla consegna di gadget ufficiali e premi a estrazione per gli espositori di auto, cioè tessere soci ACI e corsi di guida sicura con piloti professionisti all'autodromo di Magione. Presente poi, direttamente dal campionato TCR Italy categoria DSG, il team Tudor Motorsport con il pilota Alessandro Alcidi e la sua Golf TCR da competizione, un bolide da 350 cavalli. Non avrei mai immaginato quest'anno di avere così tanto calore dai golfisti, perché è un modello molto particolare, è rara vederla in competizione. Quest'anno abbiamo vinto due volte, ho ricevuto messaggi da tutta Italia, il calore che danno i golfisti è importante e sono molto felice di questo. Design, sostenibilità e tecnologia sono i pilastri su cui poggia la nuova Golf, vettura di segmento C adatta a tutti. Ci sono delle piccole migliorie a livello estetico, sono cambiate un po' le motorizzazioni, quindi abbiamo versione d'ingresso che rispetto a prima dove avevamo 1000 benzina 3 cilindri, abbiamo introdotto un 1500 turbo benzina sempre da 115 cavalli 4 cilindri con la tecnologia ACT. Motorizzazione plug-in hybrid rinnovata con una nuova batteria percorrenza fino a 140 km di autonomia e motori gasolio e benzina tradizionali e a livello poi di infotainment, quindi autoradio più grande, spostata con un nuovo anche design e dotazione di serie un pochino più ricca rispetto alla serie precedente. La Golf è un po' anche un simbolo, un senso d'appartenenza, uno stile di vita. E adesso credo che come ogni restyling, soprattutto Golf 8 GTI, che è l'icona appunto di Golf, abbia appunto accontentato tutte le persone della nuova generazione e anche, perché no, anche più anzianotti.